Grazie, scusatemi se mi sento commosso da questa accoglienza che forse meriterei come il più alto italiano tra gli albanesi, ma comunque mi sento felice e onorato di essere tra i due più bravi albanesi tra gli italiani. Il primo ministro albanese Edi Rama in visita a Bari il 5 e 6 marzo in occasione del trentennale dello sbarco di migliaia di albanesi sulle coste dell'Adriatico, un evento organizzato dal Consiglio regionale pugliese che ha deciso di celebrare i giorni dell'emigrazione albanese con una seduta straordinaria alla presenza del Premier Rama e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Oggi siamo qui per ricordare un avvenimento, i primi sbarchi degli amici albanesi qui in Puglia, avvenuti ormai 30 anni fa, proprio in questi giorni. I pugliesi e direi tutti gli italiani conservano ancora nella loro memoria le immagini di quelle persone, strette a migliaia le une con le altre su imbarcazioni di fortuna. Era il 7 marzo del 91 quando la città di Brindisi si risvegliò con decine di navi a bordo, 27.000 albanesi, poi lo sbarco nel porto di Bari della nave Vlora 5 mesi dopo, con altri 20.000 profughi. Immagini che rimarranno per sempre impresse nella memoria di ciascuno e che hanno segnato profondamente i rapporti tra il popolo pugliese e il popolo albanese. Citando una canzone di Toto Cotugno, il Premier Rama rimarca il messaggio di riconoscenza ai pugliesi. E mentre scendevo dall'aereo guardando tutta questa incredibile accoglienza, mi suonava in mente una canzone italiana che, se non mi sbaglio, dice: "E passano gli anni tra le fortune e gli affanni, e sono già 30 anni". Con un pizzico di ironia che negli incontri ufficiali non guasta mai, il ministro Rama lancia una battuta a Di Maio chiedendogli un favore. E l'ambasciatore mi perdonerà per questa infrazione, diciamo, di protocollo. Voglio utilizzare questo secondo per domandare a Luigi di prendersi cura delle patenti di guida degli albanesi in Italia, perché si sono inciampati nei corridoi assolutamente unici della burocrazia italiana, e bisogna farli uscire e così loro possono guidare regolarmente, perché come i napoletani noi albanesi siamo molto disponibili a guidare anche senza patente, ma No, non questo vogliamo non te lo farlo in Italia. permetto. Grazie. Il programma della giornata prosegue con un breve incontro privato alla presidenza della regione e poi nella sede del Consiglio regionale, dove Edi Rama e una delegazione del governo albanese, insieme a Di Maio e al governatore Emiliano, partecipano alla seduta straordinaria a fare gli onori di casa da presidente del Consiglio, Loredana Capone. Ancora una volta il Premier Rama ringrazia il popolo pugliese per il senso di fratellanza e dice: siamo pronti per l'Unione Europea. Nel palazzo di Via Gentile, l'inaugurazione della mostra Exodus di Nicola Genco e l'esibizione del violoncellista Re di Asa. I rettori delle università pugliesi consegnano al primo ministro albanese una copia del manuale per la ripartenza Regioni Sicure. Nella mattinata di sabato 6 marzo il Premier Rama, accompagnato da quattro ministri e una rappresentanza del Parlamento albanese, viene accolto dal sindaco di Bari Antonio De Caro, che consegna un quadro dell'artista Giovanni Giusto per ricordare lo sbarco della nave Vlora e una bottiglia della Sacra Manna di San Nicola. In questi 30 anni si è costruita una storia comune tra i due popoli, sono relazioni anche e soprattutto dal punto di vista sociale. Noi quest'anno, l'8 agosto, vogliamo festeggiare, come ho detto durante l'incontro con il presidente Edi Rama, non i 30 anni dello sbarco della Vlora, vorremmo festeggiare i 30 anni di storia in comune che hanno portato la comunità albanese a diventare una comunità integrata e attiva all'interno della nostra città, e una comunità italiana che è diventata attiva ed è integrata in alcune città dell'Albania, nella speranza un domani di poterci sentire tutti europei. Siamo insieme in un percorso di collaborazione anche per
avere accesso nel grande piano di investimenti dell'Europa sui Balcani, che sono circa 28 miliardi, e dove noi abbiamo veramente bisogno della conoscenza delle strutture d'eccellenza italiana. La seconda giornata pugliese del primo ministro albanese a Brindisi. La città è stata tra i grandi insegnanti dell'umanesimo, per questo dovrebbe essere istituita una giornata che celebri quella ricorrenza. Le parole di gratitudine del premier Rama alla città che il 7 marzo di 30 anni fa accolse migliaia di profughi albanesi in fuga dalla fame e dalla dittatura, aprendo loro case e scuole. Accanto al leader albanese anche Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi nel 91, in prima linea nella gestione dell'accoglienza. Nella stessa città Edi Rama riceve un doppio omaggio, un DVD del cortometraggio Claude di Giuseppe Marco Albano, prodotto da Puglia Film Commission nell'ambito del progetto finanziato dal programma Italia-Albania-Montenegro, poi la gigantografia della foto di un barcone stracarico di albanesi, scatto originale del fotografo Damiano Tasco. Da lì il primo ministro si è spostato nella sede dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, dove è stata scoperta una targa in memoria del portico degli albanesi.